La Spezia, con una grande festa alla Casina Rossa, ha celebrato questo pomeriggio i suoi cittadini più anziani, coloro che hanno oltrepassato il secolo di vita. Queste persone sono un autentico tesoro di ricordi e di saggezza, un patrimonio per tutta la nostra comunità. Qual è il segreto per arrivare così? Un giorno dopo l'altro cerco di fare quello che posso e vado avanti. E tutti i giorni chiedo l'aiuto al Signore perché mi aiuta ad andare avanti. Questo è il mio segreto, l'aiuto di Dio. Una bella festa oggi. È una festa che la natura mi ha premiato e che mi ha lasciato 100 anni e un mese. E la ringrazio. È contenta di questa giornata? Beh, insomma, sono un po' agitata, emozionata. Sì, un po' confusa siamo, tutti quanti, no? Il pranzo era buono? Eh? Il pranzo era buono? Il pranzo? Sì. Molto, molto buono, ho mangiato tutto. La vecchiaia è sicuramente una tappa della vita non facile, segnata da tante precarietà fisiche. L'aspetto peggiore però non è tanto la debolezza del corpo quanto la possibilità di ritrovarsi in uno stato di solitudine. Proprio questo che noi combattiamo in tutte le nostre attività. Noi abbiamo un centro anziani che sta portando avanti diversi progetti al Fossi Termi, e dove abbiamo un centinaio di iscritti, giornalmente vengono, frequentano e fanno una comunità. Si mettono insieme e non è più il centro che vengono solo per giocare oppure per fare la partita a biliardo, così, ma diventa un centro di amicizia. Questo è quello che noi vogliamo e lo facciamo anche negli altri progetti che portiamo avanti. Noi portiamo avanti il progetto del buon vicinato, il progetto dei soggiorni estivi, tipo questo qua, ma con altri progetti. Portiamo avanti, abbiamo un servizio di trasporto sociale, abbiamo 8 mezzi che noi mettiamo a disposizione per far sì che le persone che ci chiedono un trasporto possiamo accontentarli.